Benvenuti su Drone Revolution Italy. Vi presento il Beta 65S Lite, un tiny whoop adatto per il volo in FPV in prima persona grazie alla presenza della fotocamera. È adatto a tutti, anche a principianti. La scheda di volo è una Beta FPV Lite, quindi una novità rispetto alle schede con Betaflight. Come vedete la confezione è molto minimal, non c'è molto materiale, ma i componenti sono di buona qualità. Come dicevo, sulla scheda è precaricato il firmware Silverware. Questo permette di volare in modalità stabilizzata, oppure, che è quella normale, oppure la modalità acro. Come motori abbiamo dei 7x16 mm da 17.500 kW. La cam è una all-in-one, sempre Tibetta FPV, e il modello è una Z01, ben protetta grazie al canopy che vedete qui sopra. E la batteria invece è una 260 mAh. Con attacco JST PH 2.0. Potete eventualmente acquistarne qualcuna in più per volare un po' di tempo in più. Vediamo ora il peso. Che è di 33,4 grammi con batteria e di 26,6 grammi senza batteria. A differenza dei modelli con Betaflight, questo è già pronto al volo senza bisogno di calibrazioni. Con il firmware di Silverware potete usare delle radio con un protocollo Baiyang. Quindi potete usare una radio, non so, dell'H8 Mini, delle Cine 011 come queste giocattolo, o quella del Bayan Toys X9, oppure se avete una radio, un radiocomando, potete semplicemente selezionare il protocollo Baiyang, però bisogna avere il modulo multiprotocollo. È possibile sia sulle radio con deviation sia su OpenTX. E basta fare semplicemente il bind. Se poi volete anche fare delle calibrazioni sul modello, potete collegarlo tramite un programmatore ST-Link che costa pochissimi euro. Vi lascerò il link in descrizione su come fare. Il volo a vista mi è piaciuto subito. Era da tempo che ero curioso di provarlo. Di tutti i tiny whoop giocattolo che ho provato, penso che questo finora sia il migliore, così come esce dalla scatola. È molto preciso e anche la batteria fornisce delle prestazioni interessanti. Cioè, si sente la giusta potenza. Nel finale di video vi lascio un test di guida in FPV e vi ricordo che per guidarlo in prima persona è necessario o un monitor oppure degli occhiali FPV. Grazie per la visione e al prossimo video. Iscrivetevi al canale se volete aiutarmi a offrire nuovi contenuti.